Sono Rosanna, sono nata a Torino, genitori siciliani. Ho l'accento piemontese, ma sono siciliana. E vi presento i cucidati. Cucidati che faceva mia mamma, che a sua volta aveva imparato dalla nonna, e quindi io riporto esattamente la ricetta che mi ha lasciato mia mamma. Nella mia famiglia tradizionalmente si facevano i cucidati per Natale. Io con la mia sorella continuiamo a farli. Le dosi sono per la pasta mezzo chilo di farina, strutto e unetto 125 grammi di zucchero e basta. Mentre invece per la farcia, fichi secchi passati con cioccolata fondente grattugiata, uvetta, noci e mandorle tostate, cannella. E buccia d'arancia grattugiata. Cominciamo naturalmente dalla pasta. Mettiamo la farina, strutto, lo zucchero. Quando poi sono cotti i cucidati, si passa sopra o lo zucchero a velo, soltanto lo zucchero a velo, oppure la velata, che è fatta con un bianco d'uovo, 200 g di zucchero a velo e qualche goccia di limone. E si facevano l'8 dicembre per tutta la famiglia, per gli amici e per noi li facevamo grossi e per quelli da regalare li facevamo più piccoli. Non so perché, però è rimasta una tradizione che continuiamo anche con mia sorella, tra l'altro. Adesso voglio provare se è consistente la pasta, perché poi con un matterello devo fare una piccola sfoglietta e questo deve reggere la farcia. E direi che va bene. Allora la mettiamo in frigo. Adesso prepariamo la farcia. Frulliamo grossolanamente noci e mandorle, l'uvetta e un bel pizzico di cannella. Versiamo il frullato, chiamiamo frullato di noci, mandorle e uvetta e lo uniamo ai fichi secchi col cioccolato e grattugiamo la buccia dell'arancia. Amalgamiamo bene. Prepariamo la velata. Ho messo il bianco dell'uovo, zucchero a velo e qualche goccia di limone e basta. E facciamo una specie di pastella. Deve essere morbida. Così. Allora, intanto riprendiamo la pasta. Prendiamo dei pezzetti. Mio marito è piemontese. E la sua famiglia, anche risidamente piemontese, mangiavano solo cose piemontesi. Non conosceva cioè la melanzana, non gli piaceva, le fave non le mangiava. Io mi ricordo che quando sono entrata le prime volte a casa di mio marito, sono rimasta sconvolta perché alla sera a cena mangiavano il caffè latte con il pane e io dico: vabbè, caffè latte con il pane. Ma poi continuavano con la carne, con la verdura, con la frutta, però il loro primo piatto era caffè latte con il pane. Però mio marito ha imparato a mangiare le cose nostre ed è diventato un licuneddu, che vuol dire che è golosissimo e che gli piacciono le cose buone. E non si lascia scappare niente, dalle melanzane alle fave, ai broccoletti. Tutto mangia, sì. Sto facendo degli intagli in modo che cuocendo si apre un pochino ed esce anche il vapore interno. Li mettiamo nel forno a 180 gradi per un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Mettiamo una cucchiaiata di questa velata preparata prima.
in modo che si rapprenda immediatamente, diventa subito. Invece qualcuno lo facciamo soltanto con lo zucchero a velo e poi sopra la velata ci mettiamo un pizzico di cannella.